Questa sera il tema è il ciclo dello spazio e quindi vedremo un po' di affrontare questo argomento che vedrete che è parecchio divertente. E vabbè, oggi partiamo dalla fine, insomma, oggi a bordo della stazione spaziale si mangia abbastanza bene e quindi grossi problemi non ce ne sono, poi vedremo un attimo, anzi ci sono anche diverse specialità in base alle nazionalità degli astronauti, anche preparate da chef, per cui diciamo che la qualità del cibo è buona, ma non è sempre stato così. Anzi, diciamo che il percorso per arrivare a una gastronomia di bordo di buona qualità e che dia anche soddisfazioni morali oltre che materiali è stato lungo e periglioso. I problemi che si sono presentati a chi doveva preparare il cibo per gli astronauti o per i cosmonauti del caso sovietico sono stati molteplici e cominciamo col dire che non sapevano nemmeno se gli astronauti sarebbero stati in grado di mangiare a bordo, perché la situazione in assenza di gravità era totalmente e assolutamente sconosciuta. E quindi quel poco che si sa dell'astronautica sovietica, perché era coperta dal segreto di Stato, per cui non sappiamo molto di quello che era accaduto in quelle prima della caduta del muro, tra l'anniversario giusto di ieri. E sappiamo però che nella prima missione di Yuri Gagarin, che durò la bellezza di 108 minuti, cioè Yuri Gagarin stette in orbita 108 minuti, una tra le indicazioni che gli furono date fu: prova a mangiare. E Gagarin evidentemente ci provò e deve essere andata bene, perché poi è tornato e hanno continuato in questo nelle missioni spaziali anche una cosa invece gravissima che successe a bordo di una capsula Gemini nel 1965, quindi parliamo di americani, il 23 marzo del 1965, un astronauta, John Young, ha tirato fuori dalla tuta di volo niente un po' di meno che un panino e ha offerto al suo compagno di viaggio, e perché insomma avevano scherzato, perché era il panino preferito quello che stava nella capsula con lui, e però poi insomma l'hanno spezzato e ha cominciato a volare briciole. Ora le briciole sono il terrore, perché si possono infilare dei pannelli di controllo, dei circuiti elettrici, insomma possono combinare qualsiasi cosa. Per cui poi solo quando si sono resi conto che questo panino si stava disfando e che come ho scritto nei manuali ha violato la regola 153 del manuale per il cibo di bordo, cioè si spezza quando viene mangiato, poi se lo sono messi in tasca e sono tornati indietro. E tra l'altro, nonostante la solenne lavata di capo che si prese Young per aver commesso questa imprudenza, poi comunque non gli ha impedito di proseguire nei viaggi spaziali, è stato la nona persona a mettere piede sulla Luna con la missione Apollo 16 nell'aprile del 1972, per cui insomma si è preso un cazziatone, la parola non è casuale visto che erano militari, e quindi, però insomma poi è andato avanti lo stesso. E diceva appunto che esistevano proprio dei manuali, e quindi a quel tempo era anche un manuale abbastanza breve, perché poi arriveranno, vedremo che saranno molto più lunghi, erano 6 pagine di requisiti per i sandwich di bordo, che dovevano essere disidratati e a cubetti, e avevano questi precetti dal tono molto biblico, no? Non conterranno parti umide o inzuppate,
la ricopertura non si scrosterà o sbriciolerà, perché appunto, come dicevo prima, dovevano sempre essere, non dovevano fare briciole. Inoltre dovevano pesare meno di 3,1 grammi e erano sottoposti a una prova per cui lasciati cadere da 50 cm di altezza, ovviamente sulla terra, su una superficie dura non si dovevano spezzare, sempre per questo terrore delle briciole. Ma insomma poi c'erano anche delle esigenze reali, perché ogni singolo grammo in più che veniva portato a bordo significava un maggior dispendio di carburante, e dispendio che assommava a centinaia e migliaia di dollari per ogni unità di peso apparentemente insignificante. E quindi tutta la sapienza, i tentativi ripetuti da parte degli enti che americani dovevano studiare il cibo di bordo era comprimere nel minor volume possibile il maggior valore energetico possibile. E quindi era il tempo in cui più o meno si metteva tutto sotto una pressa, si pressava tutto, si pressava il pane, si pressava il bacon e appunto lo si riduceva poi in quadratini e con un grande dispendio di energie intellettuali, come vi accennavo, no? Gli americani non si sono mai tirati indietro da questo punto di vista, e per cui c'erano addirittura tre squadre, e stiamo parlando sempre degli anni 60 circa, c'erano addirittura tre squadre che si occupavano di studiare come ricoprire i cubetti, perché appunto i cubetti poi dovevano avere una che chiamavano la glassa, che poi non era una glassa, insomma, per evitare che si disperdessero briciole o materiali. E una era dell'aeronautica, una dell'esercito e una civile, tutte e tre studiavano queste soluzioni e con le formule numerate, per cui so, che la formula 5 era troppo appiccicosa, la formula 8 invece si incrinava in assenza dell'atmosfera, finalmente poi era stata trovata la formula perfetta, che era la 11, e prevedeva una copertura di strutto fuso, proteine del latte, gelatina, amido di mais e saccarosio. E quindi era perfetta, assolutamente perfetta, perché non aveva conseguenza secondaria. Il problema era che era una schifezza, però. E quindi chi la mangiava si lamentava e diceva che questi cubetti lasciavano la mano in bocca e che la copertura così fatta si appiccicava al palato. Questo era il commento dell'astronauta Jim Lowell a bordo della Gemini 7. E teniamo conto che le cabine di queste astronavi, delle capsule, erano molto piccole, erano tipo abitacoli di auto sportive, e le missioni duravano anche poco, duravano 2 o 3 giorni, poi c'è stata una che è durata di più, ma insomma erano missioni molto brevi. E per cui l'importanza del cibo era abbastanza relativa, perché in 2 o 3 giorni insomma si potevano anche mangiare cose cattive, cose che non avessero grande gusto, ma non avevano poi grande rilievo. Ma quando poi si è passati invece alle missioni Apollo, e quindi alle missioni che dovevano portare fino sulla Luna e che dovevano durare anche un paio di settimane, ovviamente l'attenzione data ai cibi è stata assolutamente superiore, per cui questi gruppi di lavoro sfornavano in continuazione esperimenti con cavie, militari cavia, oppure anche studenti universitari che dovevano provare questi alimenti e dare il loro giudizio, insomma, sul gradimento, ed erano anche studiati, perché c'erano seguiti dei medici, le diete, questi preparati venivano
venivano messi a punto seguendo le indicazioni dei, dei nutrizionisti, e quindi per esempio sì, oltre ai cubi poi erano state ricavate dei bastoncini, delle barrette e poi polveri e composti disidratati, e con i nutrizionisti che pesavano, analizzavano e analizzavano tutto quanto. E una serie di questi esperimenti, per esempio, prevedeva che degli studenti universitari, pagati anche piuttosto bene per i tempi e insomma per essere degli studenti di allora, dovevano stare chiusi dentro una stanzina molto piccola, distesi su una brandina che, secondo quanto riferiscono le cronache, aveva più o meno le dimensioni di una tavola da stiro, e dovevano star lì tre giorni a ingollare questi cubetti e vedere cosa succedeva. E per esempio c'è una foto appunto che ritrae una di queste cave con quattro cubetti sul grembo che erano la sua cena. E i cubetti poi erano, come dicevo, appunto compressi, disidratati, e dovevano essere imbibiti con la saliva, ma questa cosa poi, soprattutto nelle missioni più lunghe, aveva anche delle difficoltà, insomma, delle difficoltà, perché poi i cubetti poi sono cominciati a tornare indietro, perché nelle missioni Apollo poi convivevano con altri tipi di cibo, per esempio con i frullati, ma i frullati erano ancora peggio, perché in base a questi esperimenti mangiare soltanto frullati per tre giorni a colazione, pranzo e cena, alla fine risultava piuttosto deprimente, e le cavie alla fine non ne potevano più, per cui insomma poi non è stata scelta la soluzione dei cibi frullati, insomma. Piccola annotazione che Basil Green, che era un credente cattolico, tra i cibi di bordo ci ha portato anche un'ostia e una ditale, piccolissimo calice, un ditale, un calice delle dimensioni di ditale per poter fare la comunione. Comunque, dicevo, i frullati, la dieta liquida, avevamo addirittura trovato 24 diverse formule per mettere a punto questi cibi sotto forma liquida. Ma poi c'erano delle ulteriori questioni, perché uno dei principali studiosi, uno dei principali tecnici, non so come vogliamo dire, che si occupava di mettere a punto questa dieta liquida, era si chiamava Norman Heidelboe, e aveva partecipato all'estensione di ben 229 pagine di norme per preparare gli alimenti per gli astronauti. Prima vi dicevo che appunto in precedenza erano 6, adesso siamo arrivati a 229 e con regole molto, molto definite. Il problema però, la questione era che questo Heidelboe era un veterinario, e come lui, alla messa a punto di questo cibo partecipavano anche altri veterinari, perché si riteneva che tutto sommato i principi potessero andare bene. Quindi, così come si nutriva il bestiame, no? Il bestiame andava. Il concetto di nutrire il bestiame è che bisognava dare degli alimenti nutrienti che quindi avessero dei risultati positivi, senza perdersi troppo via. Il problema è che i veterinari non prendevano in considerazione la questione del gusto, e quindi non avevano come prerequisito il fatto che questi alimenti che preparavano per gli astronauti potessero essere piacevoli e quindi potessero anche soddisfare il gusto. C'è stato addirittura nel 1964 un professore di pollicoltura all'Università di Berkeley in California, che aveva, siamo sempre nelle missioni Brevi, no? Nelle missioni Gemini, che aveva proposto di imbarcare degli astronauti sovrappeso, in modo che potessero rimanere a dieta tre giorni e non avessero bisogno di mangiare, e anche
teorizzando che in questo modo si sarebbe anche potuto risparmiare carburante, perché non portando a bordo il cibo necessario per nutrire gli astronauti si sarebbe potuto risparmiare carburante. Non è mai stata presa in considerazione questa cosa, però adesso ci arriveremo. Altre proposte erano anche astronauti stitici o astronauti che non emettessero alcun tipo di emissione durante le missioni spaziali, perché è anche, insomma, è anche ben logico, come potete pensare, che oltre ad avere interesse per quello che entra, la NASA aveva anche grandissimo interesse per quello che esce, che poi è una diretta conseguenza di quello che entra, per cui tutta la, diciamo, gli studi che sono stati fatti sul cibo di bordo avevano anche, l'argomento non è piacevole, ma insomma stiamo parlando di astronauti, avevano anche un altissimo interesse per appunto le emissioni e la relativa gestione dei rifiuti. Le feci erano un problema perché sì, dovevano stare dentro dei sacchetti che pesavano e quindi vedi sopra, siccome pesavano, comportavano un dispendio di carburante e avevano anche che puzzavano. Ora adesso non so bene nello spazio quali fossero le conseguenze, però insomma c'era anche questo problema. E quindi c'era stata tutta una ricerca di cibi che avessero un basso residuo in modo che abbassassero, scusate gioco di parole, insomma, che abbassassero il bisogno di evacuare. E riferivo dei astronauti stitici, ma insomma comunque Frank Borman in una missione di 2 settimane è stato 9 giorni senza andare in gabinetto, e quindi poi anzi poi l'aveva annunciato con tutti alla base, erano molto interessati alle sue attività intestinali. Quando poi hanno provato una copertura dei cubetti che sembrava perfetta, col famoso olio di palma, no? Sapete che è una sostanza che comunque ha molti pregi e quindi aveva anche questo pregio di racchiudere molto bene i cubetti, ma il problema è che l'olio di palma provoca steatorrea, che ho imparato perché sinceramente non lo sapevo, io le mie condizioni mediche sono scarsissime, ma la steatorrea è il contrario della diarrea, mentre la diarrea significa feci acquose, la steatorrea significa feci oleose e informi, con effetti, e nella relazione ufficiale c'era scritto che hanno effetti incompatibili con prestazioni efficienti in un veicolo orbitante. La dieta liquida di cui sopra si sperava, anche lì avevano pensato, cioè, tanto, vabbè, ma se gli diamo da mangiare frullati agli astronauti, siccome i frullati sono liquidi, avranno bisogno di urinare, ma probabilmente meno bisogno invece di defecare, ma assolutamente no, perché comunque, come sappiamo, la frutta è ricca di fibre, per cui invece avranno ottenuto esattamente l'effetto contrario. In realtà quello che sarebbe andato meglio di tutto per gli astronauti era anche il cibo che gli astronauti di allora desideravano di più, cioè le bistecche, perché la carne possiede un altissimo grado di digeribilità, soprattutto se è carne di alta qualità, e viene digerita fino al 90%. E in particolar modo poi ancora di più hanno questo tasso di digeribilità le uova, però era insomma complicato pensare di poter portare carne e uova seppur sode nei viaggi spaziali, e per cui è rimasta sulla base di questi studi è rimasta la tradizione che gli astronauti americani, prima di partire per le missioni, l'ultimo pasto che facevano prima di partire era un pasto a base di bistecche e uova, per cui così avevano un basso residuo. Invece i sovietici, cioè il regime sovietico, facevano un bistecche, così avevano un basso problema, ma insomma. E quindi adesso continuiamo su questi argomenti. Abbiamo l'astronauta obeso, l'astronauta stitico e anche l'astronauta
che ha capacità di non produrre metano, perché anche questa è una cosa che ignoravo, ma una parte della popolazione, circa metà e metà, una parte della popolazione produce metano, un'altra parte no, per cui sostenevano che fosse preferibile cercare gli astronauti tra quella parte di popolazione che non produce metano, perché insomma c'è un problema concreto per quanto riguarda il metano, quindi le flatulenze, non solo che se hanno cattivo odore non si può, ovviamente non si può aprire le finestre, ma il metano è infiammabile e questo è un problema vero, insomma, in un ambiente così come sa chiunque abbia fatto il militare, vedo che qui ci sono delle persone che ha fatto la naia, no? E quindi nello spazio non è che puoi aprire le finestre, farà da fuori il metano. E anche qui avevano trovato un astronauta che dopo aver mangiato un etto di fagioli pesati a secco non aveva avuto nessuna conseguenza secondaria, e quindi però era uno e lo ritrovavano tanto. Invece la conseguenza reale di tutto questo è stato che fino alle missioni shuttle, per cui fino in tempo di missioni shuttle sono cominciate negli anni 80, a bordo non si potevano mangiare, non venivano portati fagioli, cavoli di Bruxelles, broccoli, tutti questi alimenti che possono favorire la formazione di gas intestinali. C'era stata fatta un'eccezione quando è andato nello spazio un astronauta coreano con le missioni americane, che invece gli è stato concesso, insomma, gli è stato dato del kimchi, che sono i cavoli fermentati, che sono il principale alimento della popolazione coreana. E altri tentativi erano invece delle barrette, Space Food Sticks, barrette che erano nate per essere infilate da un'apertura, un portello del casco, della tuta pressurizzata. Il problema è che non erano rigide e si piegavano, e quindi non si potevano infilare nel casco, per cui sono state abbandonate come cibo degli astronauti, ma sono state messe in commercio con grandissimo successo. Per cui il cibo a bacchetta per le altitudini elevate è diventato invece un genere abbastanza di successo nei supermercati americani, e in effetti ho provato a cercare le foto, ci sono, adesso non c'è più, ma insomma fino agli anni 70 si trovavano queste Space Fruit Sticks nei supermercati americani ed erano anche molto apprezzate. E il cambiamento poi è stato quando nelle case americane sono entrati abbastanza in forze le buste di cibo da scaldare, no? Perché anche lì siamo sempre tra la fine degli anni 60 e gli anni 70, e sempre maggior numero di donne che lavoravano ha fatto sì che ci fosse poco tempo, mi dispiace che è un discorso maschilista, ma insomma è così, e quindi che ci fosse poco tempo per cucinare, quindi si usassero le buste da scaldare, e poi queste sono andate anche nelle astronauti. Ma intanto un altro tipo di cibo che era stato usato parecchio e anche soprattutto dai sovietici, ma anche dagli americani, erano i tubetti come quelli di frigio, cioè si riempivano i tubetti sostanzialmente omogenizzati e poi si spremevano e si mangiava direttamente dal tubetto. Questo però aveva delle conseguenze secondarie, e noi mangiamo sì utilizzando il senso del gusto, ma mangiamo anche utilizzando il senso della vista e il senso dell'olfatto, come sa chiunque apprezza la buona cucina, no? Sorbendo direttamente del cibo dall'orifizio di un tubetto, ovviamente non vengono sollecitati gli altri sensi, non solo, non si sa nemmeno esattamente, sì, c'è scritto sul tubetto maccheroni o
o che so io, qualcos'altro, ma tiramisù, no, non c'era tiramisù, c'erano gli spaghetti, però non ve lo dico. E quindi insomma anche questo cibo è stato usato, ma non con grande soddisfazione degli astronauti, più, ripeto, più dai sovietici che insomma, badavano meno a queste frivolezze. E quindi a bordo delle missioni sovietiche c'erano dei tubetti che avevano all'interno una specie di zuppa di gelatina di pangrattato che poi riproduceva le zuppe russe, mentre John Glenn aveva un tubetto con una salsa di mele. Oggi ci sono ancora, a bordo della stazione spaziale c'è ancora qualche tubetto, però sono molto più semplicemente di mele oppure di salse, per cui sono assolutamente accettati. Ecco, vi dicevo poi degli spaghetti che con l'Apollo 11, che come tutti noi sappiamo è stata la prima missione che ha avuto come conseguenza lo sbarco sulla superficie lunare, a bordo dell'Apollo 11 gli astronauti avevano liofilizzati gli spaghetti al meatballs, per cui gli spaghetti sono andati sulla Luna. Però nella versione americana, no? Gli spaghetti al meatballs sono ciò che gli americani pensano si mangi in Italia, e sono spaghetti con delle polpettine, e sono appunto una di questi finti cibi italiani. Spaghetti al meatballs e fettuccini Alfredo sono appunto le più celebrate specialità italiane negli Stati Uniti, che ovviamente noi in Italia non abbiamo mai sentito e mai mangiato. Insomma, comunque possiamo dire che gli spaghetti sono andati sulla Luna, e questo insomma è un dato certo. E poi ci sono stati anche vari altri esperimenti, e anche piuttosto divertenti. Per esempio la Coca-Cola, ovviamente, pensate un po', non intendeva rinunciare all'opportunità di andare nello spazio, e hanno speso la bellezza di $450,000 per sviluppare una bibita che potesse essere bevuta in assenza di gravità. Ma c'è un problema, perché le bollicine di gas in assenza di gravità non salgono in superficie e rimangono all'interno della bibita o anche della birra, che ha lo stesso identico problema, riducendola a una massa schiumosa. Per cui gli astronauti che hanno provato nei simulatori a bere Coca-Cola hanno avuto dei grossi problemi di dimurgiti di cose, perché appunto non riusciva a salire il gas. Un'altra cosa che ha provato è l'alcol, che insomma erano anni in cui c'era meno avversione, ma non tanta meno, nei confronti dell'alcol, per cui avevano provato a confezionare della crema di sherry in sacchetti di plastica, in modo che gli astronauti potessero così sollazzarsi anche bevendo lo sherry, anzi mangiando questa crema di sherry. Ma da un lato, quando hanno aperto, erano ancora una missione Gemini, per cui dicevo le cabine molto piccole, poi quando erano sulla Terra hanno aperto questa cabina, avevano un odore nauseabondo, per cui dentro ci sono stati degli addetti, non gli astronauti, ma degli addetti che hanno avuto i conati di vomito a causa di questo orribile odore di sherry che c'era all'interno della cabina. E poi la NASA ha ricevuto parecchie lettere di protesta, appunto perché insomma si riteneva che non fosse opportuno portare alcolici nello spazio, e per cui insomma il programma è stato abbandonato e non si è più pensato a portare sherry o altri alcolici nello spazio. Ecco, vi dicevo, vi accennavo prima che poi con le missioni Shuttle, la stazione spaziale è cambiato molto. Adesso non siamo più in queste condizioni estreme, soprattutto perché a bordo della stazione spaziale c'è spazio, e quindi si possono stivare cibi, e si possono portare su anche varie
varie specialità, e quindi vengono dal 1982 vengono portate nello spazio buste di plastica termosigillate, che poi vengono riscaldate in apposite unità che sono più o meno grandi come una valigetta. E diciamo che la procedura normale, siccome sono in genere questi cibi sono disidratati, possono essere liofilizzati o disidratati, insomma, sono disidratati, si aggiunge dell'acqua, si scuote, si scalda, si taglia la busta dalla parte opposta, quella in cui si è messa l'acqua, e si mangia con un cucchiaio, perché questa poi è stata un'altra importante scoperta, che in realtà nello spazio si può usare il cucchiaio. Basta che il cibo sia sufficientemente umido e denso da rimanere attaccato, perché è vero che tutti noi abbiamo visto le immagini, no, delle gocce d'acqua che fluttuano all'interno delle cabine dell'astronave, ma ovviamente invece se c'è una cosa che è un po' appiccicaticcia, insomma, quel cucchiaio la si riesce a prendere senza che se ne vada a spasso per la cabina, e si riesce a mangiare, ed è quello che insomma accade anche ai nostri giorni. Vi dicevo dell'acqua: il 90% del cibo che noi il cibo che noi mangiamo è composto nel 90% di acqua, per cui basta levare l'acqua e si ottengono notevolissime riduzioni di peso e di volume, e poi è anche un procedimento abbastanza semplice quello della reidratazione. I russi oggi hanno un impianto sperimentale a Biriulevo fuori Mosca, che è proprio dove producono i cibi per gli astronauti. Per esempio hanno scatole di pesce o di carne ridotte in gelatina, anche quello da mangiare col cucchiaio, mentre la NASA ha anche osato mandare qualche cibo fresco, ma fresco per modo di dire, insomma, delle cose diciamo messe sotto vuoto, sigillate, eccetera, ma insomma che avevano la parvenza di un cibo normale. Nel 2010 è anche uscito l'Astronaut's Cookbook negli Stati Uniti, che ha 85 ricette di piatti principali e contorni, per cui chi vuole riprodursi a casa il pasto dell'astronauta può farlo utilizzando questo libro. Pare che non tutti gli ingredienti siano di facilissima reperibilità, insomma, cosa si può portare. I russi invece si portano nello spazio la bellezza di oltre 450 specialità gastronomiche diverse. Ovviamente la più importante di tutte, quella che primeggia, è il borscht, che è la zuppa tipica russa. E poi anche hanno il loro formaggio, che insomma è un cottage cheese o fiocco di latte, o specie di ricotta. In realtà non c'è una traduzione precisa per cottage cheese, no? Fiocco di latte, ma insomma comunque è un formaggio molle e che è ricco di calcio, per cui è molto utile anche dal punto di vista nutrizionale, perché nello spazio le ossa tendono a decalcificarsi, per cui mangiare alimenti ricchi di calcio serve a contrastare questo processo di decalcificazione scheletrica. E oggi poi avvengono anche scambi, per cui gli astronauti degli altri paesi che apprezzano il formaggio russo, per esempio, danno in cambio gamberi o sashimi nel caso di astronauti giapponesi, in modo così da poter disporre di queste integrazioni dietetiche. Ecco, vi dicevo appunto che un tempo nell'Unione Sovietica, Churchill diceva che l'Unione Sovietica era un enigma avvolto in un mistero, no? Ecco, anche l'astronautica faceva parte di questo mondo, e quindi non si sapeva quasi nulla. Invece adesso anche in Russia, come già in America, hanno pensato di commercializzare i cibi per gli astronauti, per cui questo impianto sperimentale che vi dicevo fuori Mosca produce dei tubetti che però non sono destinati agli astronauti, ma sono destinati invece al commercio normale come cibo per astronauti. Non so dove siano, ho provato, ma insomma comunque si trovano abbastanza
regolarmente nei supermercati russi. Quello che è rimasto e non è mai cambiato è l'incubo delle briciole, e quindi anche in questo caso i russi stanno molto attenti a ridurre il pane in dimensioni tali che possa essere mangiato in un boccone solo, senza che debba essere spezzato, e quindi si corra il rischio di mettere i briciole. Tra l'altro, questo proposito di briciole non c'entra con mangiare, ma mi è venuto sempre in mente un aneddoto che i russi raccontano spesso, così con molto orgoglio, no? Perché gli americani hanno speso, credo, 10 milioni di dollari, sono indifferente, svariati milioni di dollari per studiare una penna in grado di scrivere nello spazio. E i russi dicono, noi invece usiamo le matite. Ma anche questo non è vero, perché non si può usare una matita a bordo, soprattutto forse la si può usare, ma non si può temperare, non si può rischiare che particelle di grafite come briciole di pane se ne vadano in giro per l'abitacolo, perché poi la grafite sappiamo benissimo che interferisce con i circuiti elettrici, per cui c'è il rischio che utilizzando la matita, un pezzettino della punta della matita finisca in un pannello elettrico, provochi un cortocircuito e faccia saltare l'astronave e morire tutti quelli che stanno a bordo. Per cui questa è una delle tante bufale, fake news che si raccontano un po' sullo spazio, purtroppo non solo sullo spazio, ma insomma. Comunque, appunto, dicevo, l'incubo delle briciole è rimasto, e per chiudere un po', parlando un po' invece dell'Italia, e insomma adesso partecipano anche alle missioni, anche anzi in questo momento la stazione orbitale è comandata da Luca Parmitano, che è un astronauta italiano, e c'è una ditta di Torino, l'Argotech, che si è specializzata nel produrre cibi per conto dell'Agenzia Spaziale Europea, per cui insomma produce questi alimenti destinati allo spazio, e si è avvalendosi anche della collaborazione di uno chef che si chiama Stefano Polato, ed è uno chef di un ristorante di Monselice in provincia di Padova. E quindi insomma spiega, Polato ha spiegato un po' cosa, come le caratteristiche che deve avere questo cibo, che deve durare 18-24 mesi, alcune volte anche 3 anni, per cui sono, come vi dicevo, in alcuni casi liofilizzato, cioè viene congelato e poi con un procedimento l'acqua passa direttamente da essere da ghiaccio a stato gassoso, per cui viene eliminata, e questo cibo poi liofilizzato viene confezionato all'interno di scatole, oppure termostabilizzato, ovvero viene sterilizzato a temperature molto alte, cioè deve stare la carne e il pesce, che sono gli alimenti che hanno la maggior carica batterica, devono stare 15 minuti a 121 gradi, e invece per la frutta e la verdura se basta meno, insomma, perché hanno una carica batterica. Dopodiché tutti questi cibi trattati in questo modo vengono chiusi in sacchetti a 4 strati e cucinati, la famosa cucina a basse temperature, no? Però insomma, appunto, sono chiusi in questi sacchetti che non devono far passare né la luce né l'aria, appunto, perché mantengono queste caratteristiche. Per quanto possa sembrare incredibile, garantiscono i tecnici che i valori nutrizionali del cibo comunque rimangono. Per cui tutto quello che abbiamo raccontato prima, di questi procedimenti che avevano provato per decenni per portare a bordo degli alimenti che non fossero stati, ma che erano o privi di gusto o decisamente cattivi, oggi invece sono venuti meno, perché appunto si portano a bordo dei cibi che hanno inalterato il valore nutrizionale, ma che conservano anche il gusto, tanto che ogni astronauta ha diritto a un bonus, cioè può portarsi a bordo ciò che gli piace, ciò che le piace, nel caso di Samantha Cristoforetti. E quindi sappiamo, per esempio, che Luca Parmitano la volta scorsa, ma ritengo che avrà
ripetuto, a meno che non abbia cambiato gusto, insomma la volta scorsa si è voluto portare a Borgo il siciliano, quindi ovviamente si è portato a Borgo la caponata e anche le lasagne, che ovviamente ricordano, che tutti sappiamo, no? Ricordano l'infanzia, la nonna, il pasticcio, la festa, eccetera eccetera. Questi li chiamano bonus food, vengono mangiati tutti i giorni. La dieta di tutti i giorni pensa l'ESA, ma insomma in occasioni particolari ogni astronauta può consolarsi con un cibo che gli aggrada particolarmente. Samantha Cristoforetti invece è molto attenta all'alimentazione salubre, e per cui si è portata a bordo insalata di sgombro, quinoa e gamberi, ma anche perché poi lei, oltre che utilizzare per sé questi cibi, promuove delle campagne a favore del cibo salubre, per cui insomma ha voluto cercare di utilizzare la popolarità che le ha dato il fatto di essere a bordo della stazione spaziale, insomma, e di essere la prima italiana ad andare a bordo, anche per diciamo propagandare questo tipo di alimentazione. Un'altra cosa che è successa quando c'era lei a bordo, che è andata nello spazio la prima macchina per caffè spaziale, e quindi anche questi hanno dei procedimenti particolari, non sono riusciti a farsi il caffè all'interno della stazione orbitante. Credo che ci fossero anche dei problemi per evitare che il caffè se ne andasse in giro, non so come funzioni, ma insomma, comunque l'hanno messa a punto e l'hanno portata a bordo. Ecco, per quanto riguarda la questione della salubrità e dei cibi che sono utilizzati per contribuire a mantenere gli astronauti in salute, non hanno sale, o contengono pochissimo sale, per i problemi che può causare anche nella ritenzione idrica, e invece sono ricchi di calcio, vedi sopra, come avevo detto prima, per i problemi di decalcificazione scheletrica e anche di proteina. Il problema è che sono abbastanza costosi, perché rispetto a un alimento corrente i costi dei cibi che vanno a bordo della stazione orbitante aumentano di 5-6 volte. Intanto c'è un discorso di base, ovvero che devono essere di buona qualità. Per cui lo chef polacco ha raccontato che è andato personalmente in Trentino a comprare le mele. Ovviamente, andando a comprarsi le mele in Trentino anziché nel mercato sotto casa, i costi, potete intuire, aumentano, ma quello poi che fa aumentare più di tutto sono i costi di confezionamento, tutte quelle procedure che vi dicevo prima, appunto, di disidratazione, di compressione, poi l'utilizzo delle buste, di chiusura, insomma, ovviamente i costi aumentano, e anche il fatto che ne vengono confezionate soltanto 500 porzioni, perché devono stare a bordo un po' di tempo e poi comunque devono esserci ricambio. Se venissero prodotti a livello industriale, come fanno i russi e gli americani, probabilmente anche le porzioni dell'ESA costerebbero meno, ma non mi risulta che ancora in Europa qualcuno abbia pensato di mettere in commercio il cibo degli astronauti, per cui le porzioni come sono confezionate dall'ESA. Ma insomma, tra le eccellenze italiane del cibo italiano, forse non tanto conosciuta, abbiamo anche questa, appunto, della società di Torino, che produce i cibi per andare da portare a bordo la stazione orbitante. Grazie.